Buongiorno a tutte e a tutti. Il nostro percorso è molto particolare perché va a prendere in esame quelle che sono le norme introdotte dal decreto legge 77 del 2021, il cosiddetto decreto PNRR, in materia di edilizia scolastica. Si tratta di disposizioni che tuttavia vanno a risultare collegate a un quadro sul quale già il legislatore è intervenuto. Con in particolar modo l'articolo 7 ter della legge 41 del 2020, al fine di velocizzare i percorsi di realizzazione degli interventi, soprattutto sulle scuole primarie e secondarie, attraverso la configurazione dei sindaci e dei presidenti di provincia come commissari straordinari. Quindi il quadro che andiamo ad analizzare è definito da una serie di disposizioni che innestano nell'ambito del PNRR delle previsioni che traducono poi una delle sei macro misure d'azione. Attraverso peraltro vedremo due sublinee di concretizzazione, posto che un'altra si collega a quella tecnologica con riferimento alla digitalizzazione delle scuole, e vedremo però come questo abbia appunto connessione con la normativa preesistente, soprattutto per quel che riguarda l'azione dei sindaci e dei presidenti della provincia come commissari straordinari per l'edilizia scolastica. Le disposizioni del decreto legge 77 vanno a risultare peraltro, scusate, vanno peraltro a risultare finalizzate a rafforzare e a ottimizzare i processi di riqualificazione e di riassetto degli edifici di edilizia scolastica già avviati dagli enti locali attraverso le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia in base alla legge 145 del 2018, sia in base alla legge 160 del 2019. Quelle linee di finanziamento, come sapete, in parte sono state ricondotte, in parte consistente, sono state ricondotte al PNRR. Abbiamo tuttavia, nel decreto 77, una serie di disposizioni che definiscono un quadro di sviluppo dell'edilizia scolastica in termini di forte innovazione sia sul piano infrastrutturale sia sul piano delle infrastrutture digitali, in una prospettiva di potenziamento di quelle che sono linee, come dicevamo, già in sostanza avviate e già concretizzate attraverso dei finanziamenti che si sono sviluppati a partire dal 2018. In rapporto a questo abbiamo un dato normativo immediatamente identificabile, che è quello dell'articolo 55 del decreto 77, che prevede l'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza su due linee funzionali, andando peraltro a distinguere però anche le responsabilità che sono in capo a differenti livelli istituzionali. Una prima linea funzionale è quella dedicata agli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo. È importante considerare come questo quadro d'azione comprenda anche le strutture dedicate alla prima e alla primissima infanzia. Infatti, se andiamo a considerare gli avvisi prodotti dal MIUR, dal Ministero dell'Istruzione, nell'arco dei primissimi mesi, fra la fine del 2021 e i primissimi mesi del 2022, rileviamo una linea di sviluppo estremamente articolata, che comprende peraltro anche le strutture collegate alle istituzioni scolastiche, in primis le palestre. Questo porta a un utilizzo di risorse del PNRR in rapporto a quello che potremmo definire come l'intervento infrastrutturale in senso proprio,
che pone l'azione in capo agli enti locali, in quanto proprietari delle scuole, in quanto soggetti da sempre configurati come i responsabili in primis degli interventi di edilizia scolastica, pur considerando ovviamente il quadro di programmazione a livello regionale, che non viene ad essere in cima a queste disposizioni, ma semmai potenziato e rafforzato. Una seconda linea funzionale è quella che evidenziavamo poco fa, riguarda la transizione digitale delle scuole, quindi la digitalizzazione degli istituti scolastici, che viene a peraltro avere una polifunzionalità anche in termini di contrasto alla dispersione scolastica e in termini anche di formazione del personale scolastico. Anche qui abbiamo utilizzo di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ricondotte però in capo come gestione alle istituzioni scolastiche. Le nostre due linee di sviluppo funzionale vanno a essere fortemente caratterizzate da disposizioni che hanno un contenuto semplificativo molto netto. Considerate che nell'ambito delle norme che rinveniamo all'interno dell'articolo 55 del decreto legge 77 del 2021, abbiamo anche degli elementi che vanno ad incidere sul percorso procedimentale che comprende le autorizzazioni che devono essere rilasciate al Ministero dei Beni Culturali o del Sovrintendente in base all'articolo 21 del Codice dei Beni Culturali, qualora gli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR riguardino edifici che possono avere particolari caratteristiche che richiedono ovviamente l'intervento in termini di tutela dei beni culturali. Abbiamo un'ottimizzazione in chiave di riduzione dell'autorizzazione e abbiamo anche un'ottimizzazione per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica. Sono due dati che evidenziano comunque l'intento del legislatore di favorire l'utilizzo delle risorse in termini il più possibile contingentati, considerando ovviamente i milestone che vanno a determinarsi in rapporto a tutte le iniziative del PNRR, in particolar modo il 30 giugno del 2023 per quanto riguarda l'affidamento e il 30 giugno del 2026 per quanto riguarda la realizzazione. Prima di sviluppare ulteriormente una serie di elementi di analisi sulle disposizioni del decreto 77, è opportuno però considerare anche le norme contenute nel decreto legge 152 del 2021 sulle cosiddette scuole innovative. Si tratta in realtà di disposizioni che, al pari di altre contenute nello stesso decreto 52 del 2021, vanno a configurare in termini di maggior dettaglio contenutistico gli sviluppi del PNRR per settori, in questo caso ovviamente per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Le disposizioni del decreto legge 152 del 2021 sono riportate in particolar modo nell'articolo 24, che demanda al Ministero dell'Istruzione il compito di indire un concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale a elevata ecocompatibilità ed efficienza energetica, inclusive in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici. Un elemento di attenzione molto forte. Anche per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture per lo sport. E in questo, se vogliamo, abbiamo uno stretto collegamento con l'avviso specifico prodotto dal Ministero dell'Istruzione per quanto riguarda gli interventi sulle palestre scolastiche da parte dei comuni. La disposizione contenuta nel decreto 152, in realtà, si pone in stretta relazione con la misura 2C3 del PNRR e nell'ambito della missione 2 l'investimento
1.1 prevede un piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica finanziato con 800 milioni di euro. Ecco, è qui che si pone l'elemento di maggior interesse rispetto, se vogliamo, alla nostra prospettiva in chiave oggettiva, nel senso che il piano punta alla realizzazione di nuovi edifici scolastici, soprattutto per quanto riguarda le zone ad alto rischio sismico, al fine di mettere a disposizione degli ambienti garantiti sia sotto il profilo della sicurezza, sia però sotto anche il profilo della innovatività, della capacità della scuola di risultare ambiente, contesto favorevole per una didattica innovativa, per l'inclusione, per il superamento anche di problematiche che possono essere determinate anche da aspetti contestuali e quindi il collocare poi l'edificio scolastico in un quadro contestuale appunto particolare, tenendo conto anche di specificità dello stesso. Da un punto di vista sostanziale abbiamo però due linee d'azione fondamentalmente. Da un lato la realizzazione di nuovi edifici scolastici, dall'altro le attività di adeguamento, di miglioramento associati a una consistente ristrutturazione. Quindi intervento ex novo, intervento sull'esistente in termini però di adeguamento sismico, di miglioramento, con una prospettiva sempre legata all'efficientamento dei consumi energetici. Ecco, questo rappresenta un'ulteriore evidenza, ovvero il fatto che l'obiettivo del piano sia quello di non solo concretizzare realizzazione ex novo, ma anche di determinare interventi su strutture, su edifici già esistenti, in una prospettiva di maggior comfort e di soprattutto maggior efficientamento, di maggior rendimento sul piano dell'efficientamento energetico. L'obiettivo è quello di arrivare a avere un patrimonio in termini di edilizia scolastica moderno, sostenibile, possa essere esso derivante in grande misura da interventi di sostituzione di edifici esistenti, possa essere di interventi di adeguamento di edifici esistenti, però con quattro linee di azione molto concrete. La riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, aspetto estremamente delicato che vedremo si collega poi anche alla transizione ecologica, ma anche a un profilo in termini di impatto di questi edifici che deve tener conto, vedremo, del principio del DNSH. L'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi. Quindi aspetto anche questo estremamente interessante perché segue una linea già avviata almeno dal 2018 rispetto ai finanziamenti che conoscevamo prodotti dal Ministero dell'Interno. Va tuttavia a risultare potenziato questa linea di intervento anche in una prospettiva di spazi esterni più significativi. Quindi abbiamo un dato ulteriore, ovvero non solo edilizia scolastica intesa come focalizzazione sull'edificio, ma anche attenzione per quello che è il quadro contestuale complessivamente inteso e quindi anche per gli spazi esterni. Il terzo elemento è probabilmente uno dei punti più innovativi rispetto a quelli che sono stati anche gli sviluppi classici, tradizionali dei piani di edilizia scolastica, ovvero il fatto di ricondurre la progettazione degli ambienti scolastici a processi in grado di coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati, con un obiettivo, cioè creare degli edifici e degli ambienti negli edifici in grado di
rendere positivo, di rendere più efficace l'insegnamento, l'apprendimento di docenti e studenti in contesti non solo più confortevoli, ma anche più adeguati in termini funzionali. Faccio un esempio che vi riporto rispetto a un percorso discusso con dei colleghi alcuni giorni fa. Un elemento che è stato molto interessante è stato quello di avere un ritorno da parte di docenti e anche di studenti in un processo, diciamo, partecipativo rispetto alla progettazione dell'edificio scolastico, molto importante sull'illuminazione. L'illuminazione naturale, la capacità di, regola di regolazione dell'illuminazione interna dei locali in rapporto all'illuminazione naturale esterna, evidenziando soprattutto ai ragazzi il problema in alcuni casi di edifici con vetrate sia ampie ma con difficoltà consistenti nel gestire le fonti di illuminazione con ovvie problematicità anche dal punto di vista della visione. Aspetto questo non secondario, elemento che ha portato a delle riflessioni su particolari tipologie di vetrate, particolari tipologie di strumenti, di elementi di regolazione, di autoregolazione della luce interna. Quindi vedete che si apre una prospettiva particolarmente importante che vuole essere quella di tenere in fortissima considerazione quelle che sono le esigenze dei fruitori di questi edifici, in una prospettiva di, definiamolo così, comfort complessivo che comunque sia tale da favorire l'attività didattica e quindi tale da favorire l'apprendimento e anche da favorire l'insegnamento, quindi di mettere in condizioni ottimali sia i docenti sia gli studenti. La quarta linea d'azione importantissima che caratterizza gli interventi del PNRR in materia di edilizia scolastica è lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità. È altro aspetto molto importante che si collega da un lato ha linee di forte attenzione per l'impatto di queste azioni, di queste realizzazioni, vedremo tra breve, con particolare riferimento al principio di NSH, ma tenendo conto anche del fatto che la realizzazione di questi edifici va collocata nel territorio, va legata ha una logica di forte attenzione, non solo di mero rispetto dello strumento urbanistico, ma anche di impatto nel contesto, anche in chiave di valutazione dei servizi connessi. Questo per valorizzare ovviamente il rapporto con il tessuto urbano, il rapporto con la comunità, il rapporto con il microcontesto nel quale quell'edificio viene ad essere collocato. È evidente che abbiamo una serie di elementi che danno delle forti, fortissime indicazioni evolutive rispetto anche a quelli che sono stati percorsi pur validissimi di riassestamento, di riqualificazione degli edifici scolastici. Qui siamo probabilmente però in una prospettiva ulteriore, cioè una prospettiva di valutazione globale complessiva della realizzazione dell'intervento di edilizia scolastica. E in questo è fondamentale l'impatto che questi interventi vengono a determinare. Impatto che deve essere rapportato al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente. Il cosiddetto DNSH, dall'acronimo in inglese. Ecco, in termini sostanziali, però, attenzione, perché se andiamo a prendere in esame la guida relativa al DNSH, pubblicata sul sito ufficiale del governo per il PNRR Italia Domani, ci troviamo di fronte a
un complesso di elementi che riportati nelle schede tecniche evidenziano però un livello di elevatissimo, un livello elevatissimo di attenzione per l'ambiente e l'impatto che l'intervento viene a concretizzare. Se volete, abbiamo anche un potenziamento, un rafforzamento rispetto a quelli che sono elementi già fortemente strutturati in questa prospettiva, ovvero quelli definiti nei criteri ambientali minimi per la progettazione e la realizzazione di edifici. Ecco, questo apre quindi a una prospettiva di forte attenzione perché è fondamentale che sin dal momento in cui viene a determinarsi l'elaborazione di base, ovvero quell'elaborazione progettuale che va a determinare poi il finanziamento da parte del Ministero, ci sia una fortissima attenzione per la compatibilità con i subprincipi, subelementi del DNSH, aspetto questo che deve necessariamente esserci, che deve essere necessariamente concretizzato quando noi andiamo poi a tradurre la progettazione base nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel progetto definitivo e nel progetto esecutivo. Andando a considerare poi il nostro quadro complessivamente inteso dal punto di vista normativo, il decreto 77 rimette in capo al Ministero dell'Istruzione, fermo restando che si evidenzia una collaborazione anche con l'ANCI, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la definizione di linee guida. L'obiettivo è quello di garantire una rapida attuazione e l'organicità degli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Però, anche qui ritorna sempre la questione, non solo edifici scolastici ad uso scolastico, ma anche edifici ad uso educativo, quindi anche asili nido, per esempio, da realizzare nell'ambito del PNRR. Quindi il Ministero dell'Istruzione deve elaborare, deve predisporre apposite linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, che siano esplicative di regole di monitoraggio e di tempistiche definite dai regolamenti europei in materia. In queste linee guida sono fissati però anche i termini improrogabili rispettivamente per la progettazione, per l'affidamento, per l'esecuzione, per il collaudo dei lavori in correlazione con i target e gli obiettivi definiti nell'ambito del PNRR. Allora, il primo dato importante che rileviamo è che abbiamo una linea di sviluppo degli interventi in materia di edilizia scolastica che deve seguire rigorosamente le linee guida fissate dal Ministero dell'Istruzione. Sono linee guida che troviamo tradotte, peraltro, negli avvisi in maniera chiarissima e vanno a definire in maniera molto netta sia le scansioni temporali per quanto riguarda poi la concretizzazione della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione e per il collaudo dei lavori, sia per quel che riguarda elementi regolativi rispetto alla gestione delle risorse in rapporto alle eventuali criticità che si ingenerino nell'ambito dello sviluppo degli interventi. Attenzione perché, problema non indifferente, nel momento in cui noi andiamo a prendere in esame gli avvisi elaborati dal Ministero dell'Istruzione, rileviamo delle sanzioni piuttosto consistenti che riguardano sia i ritardi in relazione alla progettazione e all'affidamento, sia i ritardi in relazione all'esecuzione. Non solo, è importante considerare che questi interventi, al pari per la verità di altri interventi finanziati con risorse PNRR in altri settori, vanno a evidenziare una necessaria focalizzazione delle risorse sulla concretizzazione di interventi in senso proprio e però nella prefigurazione progettuale
base originaria. Pertanto, qualora dovessero determinarsi situazioni tali da comportare varianti in corso di esecuzione, queste devono essere gestite dall'ente con rispetto. Aspetto questo non irrilevante, soprattutto considerando ora le problematicità connesse anche all'aumento dei costi delle materie prime e a ulteriori elementi che stanno emergendo da un punto di vista anche di situazioni imprevedibili che non potevano essere considerate al momento della definizione dei progetti, tantomeno al momento poi di sviluppo della procedura di affidamento. Ecco, le linee guida vengono a costituire uno strumento di specificazione delle tipologie di interventi e delle tempistiche di realizzazione degli stessi in rapporto alle macrofasi del PNRR. Ecco, questo comporta per le amministrazioni locali che fruiscano di risorse che possono essere ricondotte, pertanto, alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, comporta per le amministrazioni locali la necessaria definizione di una governance di questi interventi. Questo per mettere in relazione le linee d'azione straordinarie sostenute dal PNRR con le linee d'azione ordinarie generalmente ricondotte alla programmazione su base regionale. Ecco, quindi attenzione perché le risorse che vengono a essere destinate al PNRR a questi interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica sono molto rilevanti, anche se hanno una preordinazione in chiave, se vogliamo, di forte innovazione, prevalentemente legata alla realizzazione di un edificio, alla sostituzione di edifici vecchi, con insomma, un dato di impatto piuttosto consistente. Questo porta a una pianificazione necessaria, che è lo stesso strumento che conosciamo ormai da anni per quanto riguarda l'edilizia scolastica e che trova nella programmazione su base regionale uno degli elementi poi di coordinamento a livello macro territoriale. Dobbiamo quindi considerare il fatto che questo complesso di risorse, complesso straordinario di risorse, viene a determinare degli interventi che si innestano in linee d'azione già sviluppate dalle amministrazioni, già riportate a strumenti di macroprogrammazione territoriale, già legate a logiche di pianificazione complessiva. Ecco, in relazione poi ai profili procedurali, le indicazioni del Ministero dell'Istruzione sono deputate a definire anche le regole relative al monitoraggio con connessione ai regolamenti dell'Unione Europea in materia. Ecco, questo porta a dover considerare due aspetti molto importanti. Allora, uno, il rapporto allo sviluppo dei nostri interventi è necessario che l'affidamento degli appalti di servizi, ma soprattutto di lavori per la realizzazione degli interventi stessi, avvenga nel rispetto del quadro normativo euro-unitario, come recepito dalla normativa nazionale per quanto riguarda gli appalti. Ma, aspetto importante, considerato che molti di questi interventi sono riferibili all'area del sottosoglia per quanto riguarda i lavori, che ricordiamolo è molto elevata, ad oggi 5.380.000 euro, abbiamo necessità di considerare i percorsi di affidamento come necessariamente rispettosi dei principi del diritto comunitario in rapporto al complesso a questo tipo di input che viene dal regolamento UE 1303 del 2013, riferito peraltro all'utilizzo di tutte le risorse dell'Unione Europea, che caratterizza quindi fortemente una linea di approccio che deve
rispettare i principi pubblicitari, i principi di trasparenza, i paesi di trattamento, di divieto di discriminazione, di proporzionalità, dell'individuazione degli operatori economici da coinvolgere nell'ambito delle procedure selettive per l'affidamento dei lavori, potendo peraltro godere anche di alcuni vantaggi in termini semplificativi dati dalla ampia possibilità di utilizzo delle procedure negoziate con competitivo nell'ambito del sottosoglio per gli appalti di lavori in forza di quanto previsto dall'articolo 1,2 lettera B del decreto legge 76 del 2020, convertito nella legge 120 del 2020. C'è un aspetto importante che nel complesso delle disposizioni del decreto 77 rileva ai nostri fini. Sono state introdotte delle disposizioni che vanno a regolare, o meglio, a disciplinare azioni volte a superare situazioni inerziali con l'esercizio del potere sostitutivo. Si tratta di un elemento fortemente innovativo che è collegato peraltro a una regola generale sull'esercizio del potere sostitutivo. Dichiarata, stabilita dall'articolo 12 dello stesso decreto 77 del 2021. Quindi, qualora si è rilevata a seguito di attività di monitoraggio l'inerzia degli enti locali beneficiari delle risorse nell'espletamento delle procedure per progettazione e affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione del collaudo degli interventi, al fine di rispettare le tempistiche poste dalla normativa UE in materia di PNRR e di assicurare una realizzazione concreta di questi interventi per garantire la massima fruibilità di questi nuovi edifici scolastici a studenti e docenti, è esplicitamente disposta l'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi prevista proprio dall'articolo 12 dello stesso decreto 77 del 2021. Quindi abbiamo un elemento estremamente importante, fortemente innovativo, perché abbiamo una riconduzione specifica al settore dell'edilizia scolastica, dell'esercizio dei poteri sostitutivi prevista in termini generali dall'articolo 12 del decreto 77 del 2021. Questo fa sì che in caso di mancato rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, quindi attenzione però perché in questo potrebbe esserci anche la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari a dar via ai progetti del piano, oppure nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, abbiamo l'intervento sostitutivo esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Perché se viene a essere messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della cabina di regia del Ministro competente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a 30 giorni. In caso di, diciamo, perdurante inerzia, a questo punto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, nel particolare settore del Ministero dell'Istruzione, sentito il soggetto attuatore, viene ad essere individuata l'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio o uno o più commissari d'acqua ai quali sono attribuiti in via sostitutiva i poteri di adottare gli atti e i provvedimenti necessari per l'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società partecipate dell'amministrazione. Ecco, questo diventa elemento estremamente interessante perché apre uno spazio di prospettiva operativa molto vasto, molto, se volete, anche efficace in una logica di massima ottimizzazione. Se c'è l'inerzia dell'ente, si determina una prima linea di azione molto stretta, 30 giorni. Se continua, se perdura l'inerzia, a questo punto abbiamo un intervento sostitutivo vero e proprio,
che potrebbe però addirittura anche coinvolgere le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche. Il quadro, abbiamo visto, presenta molti elementi già di per sé fortemente innovativi, derogatori, eccezionali, fortemente, se vogliamo, sollecitatori a uno sviluppo molto per obiettivi, molto immediato degli interventi in materia di edilizia scolastica. Dicevamo però che le disposizioni del decreto 77 vanno a connettersi con un quadro già prefigurato in ordine all'attività dei sindaci e dei presidenti di provincia come commissari straordinari per l'edilizia scolastica. Allora, la configurazione è in termini di approccio strategico, però parte da un complesso di disposizioni che noi abbiamo nell'ordinamento ormai da 2 anni, introdotte dall'articolo 7 ter del decreto legge 22 del 2020, convertito nella legge 41 del 2020. Disposizioni cioè che vanno a connotare i sindaci, i presidenti della provincia o i sindaci metropolitani per le città metropolitane come commissari straordinari per l'edilizia scolastica. Ecco, questo aspetto diventa elemento importante perché, poi lo vedremo, il complesso dei poteri straordinari posti in capo a sindaco, presidente della provincia o sindaco della città metropolitana come commissari straordinari, diventa soluzione fortemente sollecitatoria per lo sviluppo di interventi per l'edilizia scolastica in un periodo estremamente significativo, estremamente esteso, perché la disposizione va a potenziare, cioè va a, scusate, a rafforzare il ruolo dei nostri sindaci, presidenti di provincia, sindaci metropolitani come commissari straordinari per l'edilizia scolastica sino al 31 dicembre del 2026, cioè quindi con una prospettiva di estensione non solo alla fase di affidamento, ma anche alla fase di esecuzione degli interventi, in rapporto ovviamente agli interventi finanziati con risorse PNRR. Il quadro che ne deriva pone quindi in stretta connessione il piano di intervento sull'edilizia scolastica e l'approccio strategico dello stesso con un complesso di disposizioni preesistente stabilito dal decreto legge 32 del 2019 convertito nella legge 55 del 2019 e poi successivamente ritoccato proprio dalle disposizioni dell'articolo 7 ter della legge 41 del 2020. Il quadro che si viene a determinare ha una caratterizzazione molto forte nella individuazione dei sindaci dei comuni delle città metropolitane, nonché dei presidenti delle province, quali commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali prioritari in materia di edilizia scolastica. Cosa significa commissario straordinario? Quali poteri ha? La disposizione consente ai sindaci dei comuni e delle città metropolitane, presidenti delle province, di assumere anche direttamente le funzioni di stazione appaltante. E questo consente poi di sviluppare le procedure di affidamento con numerose semplificazioni, però sempre dovendo rispettare i principi dell'ordinamento aeronitario e della normativa in materia di contrasto alle organizzazioni criminali, normativa antimafia. In questo quadro i sindaci dei comuni e della città metropolitana, presenti in provincia, hanno di possibilità di realizzare le procedure per l'aggiudicazione di appalti per lavori sugli edifici scolastici, derogando a numerose disposizioni del decreto legislativo 50 del 2016.
è un dato indifferente perché ci troviamo a lavorare su deroghe molto forti, per la verità riferibili come modello complessivo al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 76 del 2020. Quindi con deroghe che consentono uno sviluppo con fortissime ottimizzazioni rispetto poi anche alla procedura generalmente ricondotta alla parte seconda del codice medico. Ecco, vedete che in primis, per tutte le procedure, indipendentemente dal valore degli appalti, quindi attenzione anche per le procedure sopra soglia, i commissari hanno anzitutto la possibilità di non attenersi agli obblighi di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, potendo quindi affidare anche appalti di lavori di valore superiore a 5.382.000 euro, scusate, c'è cioè ancora la soglia vecchia, con il criterio del prezzo più basso, quindi non dirlo in termini più rigorosamente connessi alla norma. Ecco, questo va pertanto a determinare uno spazio di maggior favor, molto consistente, che viene a risultare elemento fondamentale per poter ottimizzare queste procedure, perché viene a consentire un raffronto diretto, forte, immediato con il mercato. Un altro elemento di grande differenziazione rispetto al dato procedurale, diremmo generale, contenuto nel codice dei contratti pubblici, è la possibilità per i commissari straordinari di nominare le commissioni giudicatrici con modalità facilitate rispetto a quelle previste all'articolo 77 del codice. Anche questo è altro elemento che viene a giocare sul piano funzionale, se vogliamo, in una prospettiva di forte valorizzazione anche delle procedure con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Vedete che si apre uno scenario piuttosto importante, possibilità di appalti anche sopra soglia con il criterio minor prezzo. Forte attenzione tuttavia per gli appalti con l'offerta economicamente più vantaggiosa, tanto da poterci avere la nomina della commissione giudicatrice con modalità facilitate rispetto a quelle previste dall'articolo 77 del codice. Ecco, quali sono gli elementi che possiamo intendere come ulteriormente semplificativi? Una volta completata la procedura selettiva, i nostri commissari straordinari, quindi i nostri sindaci dei comuni o delle città metropolitane, presidenti della provincia, possono pervenire alla formalizzazione del rapporto con l'operatore economico aggiudicatario, anche qui in termini fortemente semplificati, perché non devono rispettare le tempistiche per l'aggiudicazione e i presupposti necessari per il consegna dei lavori in via d'urgenza. Quindi abbiamo un margine di ottimizzazione estremamente ampio, tanto che i commissari straordinari possono anche disapplicare il termine dilatorio, riducendo il periodo intercorrente tra la formalizzazione dell'affidamento e l'assicurazione del contratto. C'è un altro aspetto molto importante, sempre derogatorio. Il nostro contratto può essere concretizzato sempre senza che siano conclusi i controlli effettivi e requisiti. Altro elemento peculiarissimo che si pone in una prospettiva di forte velocizzazione e di gestione, diciamo così, massimamente operativa, del nostro, appalto. Il quadro, che viene quindi a delinearsi ha una fortissima rilevanza, una fortissima incidenza, soprattutto per quanto riguarda la parte della procedura selettiva.
Viene tuttavia a aversi elemento di eccezione anche per quanto riguarda i procedimenti espropriativi, che devono essere sviluppati per consentire la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica. Questo porta a parte del legislatore a assegnare a sindaci e presidenti di provincia la possibilità di redigere lo stato di consistenza del verbale di immissione in possesso con la sola presenza di due rappresentanti della regione e degli enti territoriali interessati, senza necessità di alcun altro adempimento. E quindi abbiamo una velocizzazione molto molto forte da questo punto di vista. Il decreto conseguente vale come atto impositivo del vincolo coordinato all'esproprio e dichiarato. Abbiamo una fortissima linea di incidenza, pertanto, sul piano del procedimento espropriativo. Quindi, primo punto. Importantissima serie di misure derogatorie per quanto riguarda l'affidamento, importantissima serie di misure derogatorie per quanto riguarda anche gli espropri in rapporto alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica. C'è un ulteriore aspetto che rileva in chiave semplificativa. In ordine alla realizzazione degli interventi, i sindaci e i presidenti delle province hanno possibilità di promuovere accordi di programma e di invitare alle conferenze di servizi anche soggetti privati, nonché di promuovere l'attivazione di strumenti per il reperimento di risorse necessarie. Ecco, qui ci sono degli elementi che si collegano con le previsioni già contenute poi nell'ambito dell'articolo 7-ter della legge 41 del 2020, cioè un input forte in chiave di protagonismo del comune come soggetto gestore del processo e di recedenza, se vogliamo, di una posizione che diventa per le amministrazioni interagenti una posizione ovviamente di interazione classica, presa di pareri, nulla osta, eccetera, però fortemente facilitata attraverso la conferenza di servizi. Ecco, questo va determinare anche un'altra novità. Lo vedete. Se da un lato noi abbiamo, rispetto all'edilizia scolastica, la riconduzione di uno strumento abbastanza classico come l'accordo di programma, per altro verso diventa elemento molto significativo il fatto che in questo accordo, ma se vogliamo nella più generale prospettiva realizzativa dei nostri interventi, ci sia una forte attenzione per il coinvolgimento dei privati. Coinvolti nelle conferenze di servizi, coinvolti in una logica di massima ottimizzazione dei processi. Però c'è un altro elemento importante da considerare. La norma consente ai nostri commissari straordinari, quindi il nostro sindaco, il nostro presidente della provincia, di promuovere anche l'attivazione di strumenti per il reperimento di risorse necessarie alla realizzazione di interventi. Ecco, questo è un dato che abbiamo già nell'ambito dell'articolo 7-ter della legge 41 del 2020. Però ha un senso. Sembra collocabile in due prospettive. Sul versante abbiamo la concretizzazione del nostro intervento, dei nostri interventi con le risorse del PNRR. Sull'altro versante abbiamo la possibilità di concretizzare i nostri interventi con risorse dei privati, però, e questo è l'elemento distintivo, potremmo ricondurci né più né meno che ai modelli del partenariato pubblico-privato, che sono già insomma, molto interessanti, con una capacità di coinvolgimento del privato che può essere totale,
Ma potremmo anche andare a immaginare un ruolo del commissario straordinario totalmente innovativo da questo punto di vista, quello del fundraiser, cioè il commissario straordinario, il nostro sindaco, il nostro presidente della provincia, che è in grado di attrarre risorse da parte di soggetti, possono essere singoli cittadini, possono essere soggetti giuridici anche particolarmente strutturati, con il fine di ricondurre quelle risorse al piano di edilizia scolastica e di realizzare magari anche, diciamo così, singoli edifici, singole opere. Ecco, è un aspetto molto innovativo, però poco direi trascurato, poco considerato, perché si lega l'immagine del commissario straordinario al soggetto che gestisce comunque soltanto risorse pubbliche. Però la norma lascia uno spazio di interoperabilità molto molto ampio, anche appunto, come dicevo, nei confronti dei soggetti privati. Da un punto di vista poi ulteriore, abbiamo un dato derogatorio anche sul profilo contabile, perché per facilitare i processi di utilizzo delle risorse nell'ambito della contabilità dei soggetti attuatori, l'articolo 55 autorizza gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio per le annualità del 2021 al 2026 a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione. E questo in deroga rispetto a quanto previsto all'articolo 163 del 267 del 2000 e allegato 4.2 al decreto legislativo 105 del 2015. Quindi abbiamo un dato molto forte, molto impattante, nel senso che c'è possibilità che in esercizio provvisorio ci sia un'iscrizione a bilancio dei relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica in termini, diciamo così, totali e di utilizzo poi degli stessi mediante una variazione in deroga. Allora, vedo che ci sono delle domande. Mi permetto di cominciare ad analizzarne alcune per poi anche darvi delle risposte rispetto ai temi che abbiamo considerato. Allora, un collega chiede: il valore massimo ammissibile per miglioramento e adeguamento sismico era di circa 1000 euro al metro quadrato, calcolato sul valore del quadro economico, praticamente non sufficiente, con prezzi oltretutto non certi. Allora, vedete che qui abbiamo un problema che si connette per la realizzazione degli interventi sugli edifici scolastici, al pari di qualsiasi altro lavoro in termini di opera pubblica, ma anche in termini di lavori privati, determinato dall'aumento dei costi della materia. Ecco, sotto questo profilo, io vorrei porre alla vostra attenzione due dati. Allora, uno, molte regioni, non tutte ma molte, hanno revisionato e sottoposto a riadeguamento i loro prezzari regionali, con riferimento peraltro a una situazione, quella del secondo semestre 2021, che era, permettetemi, purtroppo molto più ottimistica, se vogliamo, rispetto alla situazione attuale. In rapporto a questo, però, attenzione, va considerato quindi un primo dato relativo ai prezziari 2022 e all'ulteriore variazione dei prezzi che si è venuta a determinare rispetto alle costi delle materie prime. Questo porta ovviamente a una analisi che deve essere il più possibile neutra e immediata in ordine a progetti che abbiamo magari concretizzato in un percorso approvativo già definiti con dei valori che erano rapportati a determinati prezziari che ora devono essere complessivamente rivisti. È importante considerare questo aspetto come legato però anche a un altro dato, cioè io potrei aver avuto un progetto che è stato approvato nell'ambito dei macroavvisi del Ministero dell'Istruzione, per la palestra scolastica o per il nido,
aveva un quadro economico rapportato a dati prezzi, diciamo, antecedenti o comunque nella prima fase di evoluzione del quadro di costo, dei costi di aumento dei costi delle materie prime, inevitabile che questo vada a determinare, prima della messa a gara, un riaggiornamento, vada a determinare una rivalutazione che potrebbe comportare anche l'utilizzo di risorse proprie. Ecco, questo è un dato sul quale porto a una riflessione, cioè considerate che i progetti approvati nell'ambito del PNRR, soprattutto per gli investimenti, quindi per la realizzazione dei lavori, hanno una tempistica che probabilmente va a determinare al momento della loro presentazione al Ministero competente, al momento della loro approvazione, una dilazione temporale, uno scartamento temporale che può essere inciso dall'aumento dei costi della materia. Il problema è che il finanziamento PNRR è quello e soprattutto non può aversi un'espansione ulteriore della componente di finanziamento PNRR perché determinerebbe una lesione di quelli che sono i macro obiettivi rispetto alla definizione dell'utilizzo delle risorse nelle varie misure. E riporto questo perché alcune amministrazioni, anzi direi molte amministrazioni locali, si stanno ponendo il problema di reperire risorse per ovviamente riadeguare il quadro economico e partire con le gare in una prospettiva di dato di prezzi più agevole. C'è da dire che, per altro verso, molti enti hanno forti difficoltà. E quindi si sta aprendo adesso tutta una ampia e forte discussione relativamente alla possibilità di finanziamenti ulteriori che vengono da livello statale per sostenere questi differenziali. Ecco, io vi inviterei a fare un'analisi molto accurata, tenendo conto delle tipologie di opere, tenendo conto dei costi delle materie prime in quei determinati settori, tenendo conto delle capacità dei singoli enti di intervenire con risorse proprie, per permettere un riequilibrio rispetto a situazioni che potrebbero determinarsi invece come paradossali. Ho fatto un bellissimo progetto, mi valeva 100, ho un aumento dei costi delle materie prime, quel progetto mi vale 150, non posso più realizzare quel bellissimo progetto, a meno che non ci metta io i 50. Ecco, allora, poi, scusate, c'è una collega che dice: come gestire progetti, che chiede come gestire progetti finanziati nell'ambito del piano 2020 e confluiti nel PNRR da sviluppare e affidare entro il 2022. Quindi stiamo parlando di quei progetti per la messa in sicurezza, soprattutto degli edifici scolastici che erano finanziati in base alle leggi 145 del 2018 e 160 del 2019, ma senza neppure l'emissione di linee guida, ad oggi il Ministero non le ha ancora elaborate specificamente, e indicazioni specifiche, ad esempio come fare gli affidamenti di servizi di progettazione, come prendere i CIG, come impostare la progettazione, i bandi di affidamento lavori, eccetera. Allora, da questo punto di vista dovete considerare che abbiamo, rispetto ai problemi che pone, alle criticità che pone la collega, però degli elementi che già ci stanno venendo avanti in termini generali per quelle che sono le linee di sviluppo di interventi del PNRR. Allora, per quanto riguarda i servizi di progettazione, abbiamo possibilità di utilizzo delle procedure derogatorie, prefigurate in particolar modo per quanto riguarda il sottosoglia, ma ovviamente anche con riflesso sulla soglia, dall'articolo 1, 2 del decreto legge 76 del 2020, potendo quindi arrivare ad affidamento diretto fino a 139.000 euro e potendo ricondurre la procedura negoziata con confronto competitivo con almeno 5 operatori economici invitati la fascia di valore tra i 139.000 euro e la soglia UE, quindi per i servizi di ingegneria e architettura, è 215.000 euro. Ecco, sotto questo profilo volevo però evidenziare un dato: c'è stata molta discussione, ma
Sono norme derogatorie che derogano effettivamente il 157? Sì, senza dubbio. Le possiamo utilizzare anche per il PNRR? Sì, senza dubbio. Lo ha detto anche il Ministero dell'Interno, lo ha detto anche l'ANAC. È evidente che questo comporta però una combinazione con quelli che sono gli altri elementi che sono stati introdotti dal decreto legge 77 del 2021, in primis il fatto che andando oltre certe soglie, che poi in realtà non sono le soglie UE, ma sono le soglie specifiche individuate nei commi 1 e 2 dell'articolo 37, il nostro ente non può che, se non è comune capoluogo, andare a rivolgersi all'unica appaltante, alla centrale unica di committenza, al soggetto aggregatore o all'unione di comuni che svolge il ruolo di centrale unica di committenza per sviluppare la procedura di affidamento. Ecco, questo è dato, anche qui chiarito molto bene dal Ministero dell'Interno proprio rispetto alle risorse di cui parlava la collega, ma chiarito anche in maniera molto precisa anche dal Ministero delle Infrastrutture. Sul piano, per esempio, del CIG abbiamo un'ulteriore novità. L'ANAC, pochi giorni fa, alla metà del mese di marzo, ha prodotto una nota nella quale precisa che in relazione a tutti gli interventi PNRR, indipendentemente dal valore, deve sempre essere acquisito il CIG ordinario. Altro aspetto estremamente importante in rapporto alla esigenza di poter sviluppare poi tutti i percorsi di monitoraggio connessi propri all'utilizzo del CIG ordinario. Per quanto riguarda i bandi e i disciplinari di gara, abbiamo degli elementi che dobbiamo tenere in considerazione in maniera necessaria, andando da quelli più semplici, l'evidenziazione del fatto che il nostro appalto è finanziato in tutto e in parte con risorse PNRR, l'ulteriore rafforzamento con l'individuazione della bandierina dell'Unione Europea sugli atti di gara. Questo come elemento molto semplice. Per altro verso, il fatto che dobbiamo in questi appalti dar corso alle disposizioni contenute nell'articolo 47 per garantire la parità intergenerazionale, la parità di genere e la tutela dei lavoratori disabili, quindi gli elementi sia dichiarativi da un lato, sia contrattuali dall'altro, a seconda del dimensionamento delle imprese e l'utilizzo eventuale dei criteri premianti legati a questi elementi. Ma abbiamo anche un altro dato che è estremamente importante, che dobbiamo riportare alla fase antecedente all'affidamento, alla progettazione, ovvero il rispetto del principio di NSH. E questo porta a analizzare attentamente la, diciamo, macro guida predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MEF e resa disponibile nel sito del PNRR, che gli mette in evidenza tutti gli aspetti tecnici che consentono di capire se un determinato appalto in chiave progettuale rispettoso di quel principio o se c'è qualche problema che potrebbe comportare anche una verifica, una revisione, un riadeguamento. Per dire, a me è capitato pochi giorni fa di analizzare una situazione di un comune che, arrivata alla progettazione esecutiva, si è trovato però con alcuni elementi di questo progetto che non erano conformi agli NSH, determinandosi necessariamente una riformulazione del progetto, in realtà del definitivo esecutivo, con alcuni aggiustamenti proprio per rendere il tutto, compatibile con il principio. Riporto questo in termini generali, però in assenza per ora di linee guida del Ministero, tenendo conto tuttavia che gli avvisi del Ministero degli elementi li danno e quindi è importante considerare già quelle precisazioni, considerate che però sullo sviluppo di quelli che sono gli appalti tengono fede e vanno applicate le norme
generali riferibili agli appalti PNRR. Allora, una collega chiede se in merito agli interventi per l'edilizia scolastica sul sito Futura non riguardano la riqualificazione degli edifici scolastici esistenti, ma solo la nuova costruzione. Uscirà un bando per la riqualificazione e strutturazione? È da vedere, probabilmente sì. Ecco, considerate che una questione particolare potrebbero essere cosiddette risorse di ritorno. Ci sono stati alcuni bandi che sono stati avviati. Come sapete, tra fine 2021 e inizio 2022, erano tra l'altro anche i milestone, non sono stati però pienamente utilizzati. Quindi è possibile che una parte, faccio riferimento in particolar modo a quello degli asili nido, una parte delle risorse vengono ricondotte poi a successivi bandi con un maggior, diciamo, una maggior potenzialità di qualificazione, maggiore avvisi. Questo lo riporto alla vostra attenzione. Tenendo conto che appunto su quel versante ci sono stati dei ritorni non positivissimi che stanno portando a una revisione anche rispetto ad alcune risorse destinate e che potrebbero quindi confluire all'avviso per la riqualificazione, tenendo conto che la linea però tendenziale che si è avuta fino adesso è quello soprattutto del nuovo. Della realizzazione del nuovo, ammettendosi come elementi che già in parte avevano sostenuto la riqualificazione o comunque dei riassestamenti o degli adeguamenti attraverso appunto i finanziamenti che già erano stati sviluppati a partire dal 2018 e dal 2019. Ecco. Allora, c'è un caso specifico di un collega, ma andrei ad analizzare successivamente. Confermo rispetto a quello che chiede un'altra collega in assenza di linee guida cosa fare. Ecco, tenete conto che le linee guida del Ministero dell'Istruzione lavoreranno molto però su elementi che dovranno essere ovviamente quelli ma compatibili con quelli macro, probabilmente daranno delle indicazioni sul piano innovativo. Vale la pena di lavorare da un punto di vista progettuale su quei profili generali che abbiamo visto compresi nell'ambito delle disposizioni del decreto legge 77, del decreto legge 152, quindi per esempio coinvolgimento partecipativo delle istituzioni scolastiche. Valutazione anche del dato di contesto, innovatività degli ambienti, quindi anche stimolando delle capacità progettuali significative, avendo poi dei macro parametri piuttosto importanti, a riferimento, in primis il famoso DNSH. Poi le linee guida. C'è un collega, non sono ancora uscite nei termini dettagliati, trovate molti elementi per la verità negli avvisi. Perché, per esempio, negli avvisi, nei singoli avvisi, trovate dei riferimenti sia per quel che riguarda la rendicontazione, sia per quel che riguarda poi i profili sanzionatori rispetto ai vari interventi. Poi, un altro collega dice con la legge 120 potevamo fare gare in forma autonoma e con tempi certi per un certo limite di valori, ora i comuni non capoluogo devono aderire a una centrale di committenza. Allora, attenzione, qui sapete che l'articolo 37,4 rimane sospeso fino al 30 giugno 2023 per quanto riguarda gli appalti gestiti dai comuni non capoluogo con risorse proprie, che quindi possono continuare a farseli indipendentemente dal valore e dal fatto che rientrino meno nell'ambito delle soglie dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 36. Per gli appalti con risorse PNRR, invece, devono, superate queste soglie, rivolgersi alla centrale unica di committenza, alla stazione unica appaltante, all'Unione dei Comuni, quale centrale unica di committenza, un soggetto aggregatore. Ecco, vi inviterei a fare una valutazione
molto specifica sul fatto che più volte, per la verità, sia in pareri della Corte dei Conti relativi alla norma, sia anche la stessa ANAC, hanno detto che l'articolo 37,4 non comporta il ricorso a un unico modello aggregativo. Potrebbe essere che io mi rivolga alla stazione unica appaltante presso la provincia, come comune non capoluogo, perché è più, diciamo, specializzata negli appalti di lavori, e magari per gli appalti di servizi di fornitura mi rivolgo alla CUC che ho costituito con altri comuni perché magari si è specializzata meglio sugli appalti. Ecco, immaginate di lavorare su un modello a geometria variabile che potrebbe coinvolgere anche alcuni soggetti aggregatori, a maggior ragione quando hanno una configurazione operativa particolarmente efficiente. Ci sono alcune centrali di committenza regionali particolarmente attive da questo punto di vista, che hanno già svolto ruoli importanti per i comuni non capoluogo in relazione a macro gare o a gare per lavori in relazione a singole situazioni determinate da particolari presupposti. Faccio riferimento, per esempio, all'agenzia Intersenter in Emilia Romagna, che ha indetto molte gare, soprattutto di servizi di fornitura, per la verità, che hanno ausiliato i comuni colpiti dal sisma del 2012, per fare un esempio. Quindi avete un quadro piuttosto variegato di soggetti ai quali ricorrere, però ecco, non è che io faccio una scelta per la stazione unica appaltante, allora devo portare tutto ciò che è al di sopra di quelle soglie della stazione unica appaltante. Potrei decidere di portare i lavori e i servizi, me li porto alla CUC, magari più efficiente da quel punto di vista. Allora, un collega dice: il sindaco commissario straordinario può avvalersi di procedure semplificate solo per l'affidamento dei lavori o anche di servizi di progettazione? No, il commissario straordinario può farlo anche per i servizi di progettazione, rientrando questi comunque nell'ambito delle attività relative all'edilizia scolastica, e quindi però attenzione, perché va inteso questo ovviamente in termini poi di combinazione con i profili semplificativi che sono già stati introdotti dal decreto 76 del 2020 in materia, e che direi vi lascio uno spazio piuttosto rilevante. Ecco, valutate però poi anche alcuni elementi di principio. Per esempio, un collega dice: per il commissario straordinario è possibile delegare le soglie per affidamento diretto e quindi, per esempio, affidare direttamente servizi per importi superiori all'attuale soglia dei 139.000 euro? Io direi sinceramente di no, perché, attenzione, collocate la possibilità del commissario straordinario di ottimizzare molto le procedure selettive, le procedure di gara. I margini li avete tutti chiari nell'ambito dell'articolo 7 ter della legge 41 del 2020. Da un punto di vista, però, attenzione, di deroga a quelli che sono dei macro limiti posti pur come norme derogatorie per affidamenti molto particolari, come possono essere gli affidamenti diretti, che sono semplificati in assoluto, direi che c'è una componente di rischio piuttosto forte. Rammento una cosa: considerate che ci sono dei casi in cui un affidamento a un unico operatore economico può avvenire sulla base però di fattispecie ben precise. E quei casi noi li abbiamo nell'articolo 63,2, lettera B, punti 1, 2 e 3 del codice dei contratti pubblici, e in quei casi, la giurisprudenza l'ha detto, l'affidamento potrebbe avvenire anche per valori superiori alle soglie UE. Ecco, però, una cosa è lavorare su affidamenti di quel tipo e affidamenti che si muovono da un dato di presupposto che deve essere fortemente motivato e fortemente tecnico. Difficile immaginare che si possa arrivare a un affidamento a un unico operatore economico per un servizio ingegneria e architettura per valori straordinari sulla base di specificità tecniche. No, perché diciamo che il quadro
lascia spazio a una prospettiva molto vasta, un numero molto elevato di operatori altamente specializzati nei servizi di ingegneria e architettura in moltissimi settori. Però vale la pena di magari organizzarsi cercando anche di lavorare in una logica di rapporto più così, ottimizzato con il mercato. C'è uno spazio di affidamento diretto molto elevato, frammentate, l'articolo 1,2 lettera A del decreto 76 porta una parte in cui dice rispetto dei principi del diritto aereo unitario e anche ricorso agli elenchi di operatori economici per individuare i soggetti con i quali poi procedere affidamenti diretti. Potrebbe essere una buona soluzione per cominciare a organizzare. Frammentate sempre che avete di fronte dei settori di mercato nei quali, come nel caso dei servizi di ingegneria e architettura, avete un numero di operatori piuttosto ampio, direi. Ecco, allora. Un collega dice: per quanto concerne gli investimenti finanziati con fondi del PNRR, è possibile avvalersi dei poteri straordinari dei commissari straordinari, nello specifico per gli affidamenti a realizzarsi obbligatoriamente presso le CUP? Allora, da questo punto di vista, considerate che presumibilmente ci troviamo di fronte a una situazione in cui potremmo avere un ricorso alla CUC determinato dal dato di valore dell'appalto. All'interno di quell'appalto, il dato procedurale, appalto indetto del commissario straordinario con propria determinazione a contrarre, potrebbe muoversi in una prospettiva di maggior semplificazione. Qui c'è un punto, e qui ringrazio il collega per la domanda molto delicata. Come vedete dalla norma, i commissari straordinari in materia di edilizia scolastica possono essere essi stessi stazioni appaltanti. Quindi c'è da capire come questa disposizione vada a collocarsi rispetto alla disposizione che comporta l'obbligo di ricorso al modello aggregativo in base a uno dei modelli aggregativi, in base all'articolo 37,4 del decreto 76. Da un punto di vista sostanziale, si tratta di due norme speciali, però direi che ci troviamo di fronte a una situazione in cui, se avessimo avuto la nostra norma sul commissario straordinario per l'edilizia scolastica incidente sul quadro del codice così com'era, 37,4 in una definizione generale, potevamo ragionare in termini di prevalenza della norma specifica. Avendo però due norme specifiche, direi che i due elementi devono essere necessariamente combinati, lasciando questo più spazio ai commissari straordinari per valori compatibili dicevo, a quanto abbiamo visto negli articoli 37, nell'articolo 37 del comma 1 e 2, potrebbe questo permettere, come dicevo, di determinare un'indizione della procedura da parte del commissario straordinario, riposta poi per dati valori alla centrale unica di committenza, essendo tuttavia una procedura straordinaria determinata dal commissario straordinario, potrebbe fruire di alcuni benefici dal punto di vista procedurale, quelli che sono chiaramente desumibili dall'articolo 7 ter della legge 41 del 2020. Ecco, da questo tenete conto però che è un dato molto delicato, perché quella norma ha una sostanziale corrispondenza contenutistica con le previsioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 77 del 2020 per gli affidamenti sopra soglia, ed è una norma che non ha avuto grande utilizzo per diverse problematiche, perché era difficile individuare le norme che era possibile derogare dalla parte seconda del codice da applicare, dovendo rispettare i principi dell'ordinamento aeronitario. Tradotto: posso derogare a norme sull'avvalimento? No, senza dubbio. Quindi c'erano dei margini di ottimizzazione tutto sommato abbastanza limitati, pur tuttavia alcuni molto importanti. Per esempio, il fatto di poter utilizzare il criterio del minor prezzo anche per il sopra soglia. Questo
valutate questo ovviamente in rapporto tuttavia poi ai dati complessivamente intesi, perché per dire il criterio del minor prezzo nell'area tra entro i 5.382.000 euro, attualmente soglia per i lavori, è tranquillamente utilizzabile in base poi all'elemento derogatorio che è stato introdotto nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto 76, fermo restando che è norma identica contenutisticamente al comma 9 bis articolo 36 del codice dei contratti pubblici. Ecco, anche se in questo caso abbiamo la combinazione poi con il comma 2, lettera B, sulle procedure negoziate con confronto competitivo, che immette un altro elemento, cioè il fatto che io ho possibilità di sviluppare delle procedure negoziate con confronto competitivo tra 1 milione di euro e 5.382.000 euro, non più con l'obbligo di ricorso alla procedura aperta o ristretta, ma con la procedura negoziata con confronto competitivo con un invito almeno 10 operatori economici, potendo utilizzare per esempio anche il criterio del minor prezzo. Quindi potrebbero esserci ottimizzazioni che, a fronte del dato normativo peraltro già derogatorio, mettono in condizioni di semplificare molto le procedure. Questo ovviamente va rapportato a una logica anche di interazione con la centrale unica di committenza o con la stazione unica appaltante. Ecco, un collega chiede con quale atto viene nominato il sindaco commissario. In realtà il sindaco è già commissario straordinario in base alla norma di legge, faccio riferimento all'articolo 7-ter della legge 41 del 2020, che si collega ovviamente alle disposizioni del PNRR. Va da sé che la cosa interessante è che molte amministrazioni hanno attestato questo ruolo attraverso una sorta di decreto di autonomia del sindaco, il quale si configura come utilizzando lo stesso decreto, però anche per costituire delle unità di progetto, comunque una minima strutturazione in funzione anche poi delle attività del commissario straordinario, degli elementi che incidono poi sul bilancio, quindi sulle componenti economico-contabili riferibili poi alla gestione, tra virgolette, commissariale. Ecco, questo aspetto che potete valutare, alcune amministrazioni hanno fatto questo con un decreto del sindaco, con poi una serie di cose, altre amministrazioni hanno fatto questo con una delibera di giunta, in rapporto poi però soprattutto all'aspetto organizzativo, riconducendo questo ovviamente alle competenze organizzative della Giunta. Poi una collega dice la pubblicità della fonte di finanziamento PNRR Next Generation EU va fatta solo sugli atti di gara o anche sulla carta intestata di comune quanto destinatario del contributo? Allora, se andate a prendere in esame gli elementi che sono stati riportati anche dal Ministero dell'Interno, in realtà l'evidenziazione andrebbe fatta su tutti i documenti relativi all'utilizzo delle risorse. Quindi, sia su quelli che sono i documenti degli atti di gara, sia su quelli che sono poi i documenti connessi in termini ovviamente della disponibilità, nel senso che questo elemento in una fattura elettronica non lo faccio, però questo elemento lo rappresenterò ovviamente come elemento di finanziamento, per esempio nell'ambito del contratto per la certificazione della clausola sui pagamenti. Allora, poi un'altra collega dice se possono essere indicate le soglie per affidamenti di servizio oltre le quali si deve andare alla CUC nel caso del PNRR. Allora, considerate che dovete fare riferimento all'articolo 37, commi 1 e 2, e dovete considerare che allo stato attuale, in assenza del sistema di qualificazione di stazioni appaltanti, tutti i comuni che sono iscritti all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti sono qualificati in termini di qualificazione di base. Questo consente pertanto a un comune non capoluogo di poter affidare, di poter operare autonomamente per quanto riguarda l'affidamento di beni e servizi entro le soglie UE, quindi entro i 215.000 euro o per i servizi sociali, il servizio aggregato nono, entro i 750.000 euro.
Per quanto riguarda i lavori, invece, la faccenda è più complicata, perché in questo caso la normativa va a determinare un limite di 150.000 euro in generale, che viene a poter essere invece un po' più ampliato solo per i lavori di manutenzione ordinaria che arrivano a 1 milione di euro. Quindi un comune non capoluogo può gestire lavori in generale, costruttivi, manutenzione straordinaria, eccetera, fino a 150.000 euro in autonomia. Dai 150.000 euro in su deve rivolgersi al modello aggregativo. Può invece comunque gestire in autonomia i lavori di manutenzione ordinaria fino a 1 milione di euro. Allora, per quanto riguarda alcuni colleghi, alcune colleghe chiedono notizie rispetto ai bandi scaduti a fine febbraio, devo dire che da questo punto di vista l'unica cosa che potete fare è monitorare rigorosamente il sito del PNRR e eventualmente anche quello del Ministero dell'Istruzione, il sito Futura. So che questo però può venirvi anche dai colleghi dell'IFEL. So che c'è comunque una forte tensione anche dell'ANCI per sollecitare per anche informazioni relativamente allo sviluppo di questi bandi. Ecco, per quanto riguarda poi c'è un'ulteriore domanda che dice una collega: ci sono vincoli di compatibilità fra finanziamenti prevenuti con PNRR ed opere eseguite in project financing? Ecco, qui la questione molto delicata è data dal fatto che, come sapete, le risorse del PNRR hanno un termine di spesa, che è poi quello del 31 dicembre del 2026, salvo modifiche che pare sia in discussione alla Commissione UE, ma non datele sicuramente per certe ad oggi. Qui c'è un problema. Il problema è che in un project financing bisogna capire a quel punto quando quelle risorse possono essere introdotte nel project financing stesso. Potrebbero tradursi in una forma di contribuzione pubblica finalizzata a sostenere l'investimento in una logica però di spesa che dovrebbe essere rispettosa di quindi entro il 31 dicembre del 2026. Potrebbe essere che quindi io ottengo un finanziamento parziale con il PNRR, utilizzo quelle risorse per la prima parte del contributo, supponendo che poi magari una seconda parte del contributo in ordine alla realizzazione dell'opera lo vado a concretizzare con risorse proprie dell'ente. La gestione comunque di contratti per partenariato pubblico-privato in genere con i fondi del PNRR risulta obiettivamente un po' critica. Devo dire che ci sono indicazioni rispetto a un cosiddetto terzo decreto di semplificazioni che dovrebbero portare a una linea di chiarimento da questo punto di vista. Allora, chiedo scusa alle colleghe e colleghi se non riesco a soddisfare ulteriormente le varie questioni. Mi riporto a un ultimo elemento di analisi rispetto al nostro percorso, che riguarda le linee di azione per la digitalizzazione delle scuole, diciamo il secondo macro filone connesso all'utilizzo dei fondi PNRR. Ecco, da questo punto di vista, considerate però che il ruolo dell'ente potrebbe essere dell'ente locale potrebbe essere al massimo un ruolo ausiliario, essendoci una riconduzione della responsabilità di questa linea di azione in capo alle istituzioni scolastiche come soggetti attuatori. Da questo punto di vista c'è anche la possibilità per le istituzioni scolastiche di alcune ottimizzazioni nell'utilizzo dei percorsi di acquisto di beni e servizi informatici, in parte per la verità già definiti, perché pensate solamente all'articolo 53 del decreto 77 del 2021, in parte ammettendo anche possibilità di acquisti in deroga ai vincoli di ricorso agli strumenti di approvvigionamento presso i soggetti aggregatori. Questo
Vedete che va a determinare poi anche un'ulteriore caratteristica perché qualora nell'ambito di queste iniziative l'istituzione scolastica benefici di risorse destinate al cablaggio, alla sistemazione degli spazi, le istituzioni scolastiche possono procedere direttamente all'attuazione di tali interventi di carattere non strutturale, comunicandolo però agli enti locali proprietari degli edifici. Quindi vedete che abbiamo un'ulteriore linea di sviluppo particolarmente interessante che comporta comunque un'interazione, quindi sarebbe magari opportuno anche avviare un percorso comunicativo con le istituzioni scolastiche per vedere quali di queste sono coinvolti in progetti PNRR, come questi ricadono sulle stesse istituzioni, come possono, per esempio, essere coordinati con magari interventi di riqualificazione o di messa in sicurezza posti in essere dagli enti locali come proprietari degli stessi edifici scolastici. Evidenzio in termini di sintesi, quindi un dato molto, molto immediato. Abbiamo un complesso di visioni contenute nel decreto 77, poi in parte anche nel decreto 152 del 2021, ma in chiave attuativa, che vanno a determinare senza dubbio una fortissima attenzione per lo sviluppo di strutture più compatibili, di strutture più funzionali, di strutture scolastiche, però anche sicuramente più aperte alla comunità. Su questo può risultare interessante l'avviso, per esempio, sulle palestre scolastiche che introduceva diversi elementi da questo punto di vista. Entrano in gioco però due profili che rimetto alla vostra attenzione. La progettazione deve essere molto accurata, molto attenta, e c'era un collega che prima diceva molti progetti pre-PNRR dovrebbero essere buttati. Il problema è che quei progetti, se già in molti casi successo a livello esecutivo, dovrebbero essere attentamente verificati, soprattutto tenendo conto poi del principio del DNSH che non sembra, ma ha le sue belle implicazioni. Io vi ringrazio per l'attenzione, impegnandomi per quanto possibile a vedere poi se riusciremo a rispondere ad ulteriori elementi, invitandovi a anche un confronto, insomma, anche con ANCI e con IFEL, soprattutto anche con le ANCI regionali che sul piano degli interventi per l'edilizia scolastica hanno lavorato in maniera consistente e stanno in alcuni, soprattutto contesti regionali, lavorando molto consistente e vi diciamo, rinvio poi, però soprattutto su un tema, su quello cioè dei commissari straordinari, all'articolo 7 ter della legge 41 del 2020, che è la disposizione che va studiata, va analizzata anche in relazione a quello che dicevamo poco fa, cioè il fatto che la stazione appaltante non diventa il comune, ma il commissario straordinario si avvale della CUC o della stazione unica appaltante, però a quel punto può immettere nella procedura qualche ottimizzazione importante che può facilitare lo sviluppo della procedura stessa.